Al via in tutta la Puglia la campagna vaccinale di massa, così come l'ha definita l'assessore regionale alla sanità Pierluigi Lopalco. Oltre a coloro che hanno confermato la propria adesione in farmacia o in via telematica, sono partite anche le vaccinazioni per coloro che non si erano prenotati tra i 79 e i 60 anni. La giornata di lunedì 12 è dedicata ai nati nel 1942, quella di martedì 13 ai nati nel 1943. L'assessore regionale Lopalco spiega così le ultime novità. Ora noi abbiamo la scorta di vaccini e la capacità vaccinale sufficiente per far partire davvero in grande la campagna di vaccinazione di massa. Abbiamo un obiettivo che ci è stato dato dal generale Figliuolo, che è quello di raggiungere le 25.000 dosi di vaccino al giorno. Noi abbiamo delle capacità maggiori, possiamo vaccinare di più. È davvero importante che in questo momento le persone che abbiamo chiamato ad aderire alla campagna davvero vengano, aderiscano, perché le strutture ci sono e i vaccini ci sono. Oggi è il momento dei 79enni. Domani, oltre ai 79enni, chiameremo anche i 78enni e poi man mano tutte le persone che si sono prenotate. Temete che anche in Puglia vi possa essere una scarsa risposta o dei rifiuti su AstraZeneca? Diciamo, le adesioni preventive alla vaccinazione non sono state pienamente soddisfacenti. Questo è il motivo per cui noi abbiamo chiesto ai 79enni di venire oggi anche senza prenotazione, perché magari nel frattempo hanno cambiato idea o magari non erano ancora a conoscenza della possibilità di prenotarsi. Per cui noi siamo sicuri che alla fine il cittadino capirà.